Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia e i nostri cari. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 18 dicembre 2020. Oroscopo Capricorno di oggi: grande festa per voi che finalmente vi levate dai piedi il vostro astro guida Saturno, che va a raggiungere la Luna in Acquario. Vero, vi privilegiava perché siete i suoi preferiti, tuttavia resta sempre l'astro delle prove, delle lungaggini e delle difficoltà. Purtroppo però, e questo è il rovescio triste della medaglia, dopodomani vi perderete la protezione del grande Giove, che seguirà a ruota il dio del tempo. In compenso avete l'appoggio di Urano, che velocizza gli eventi e vi aiuta ad andare verso il nuovo con ottimismo, nonostante il broncio di Venere in dodicesima casa insoddisfatta del trend sentimentale. Astrotarocco del giorno per Capricorno: 9 bastoni rovesciato, difficoltà e ostacoli per la coppia, soprattutto nella realizzazione di progetti importanti. Tuttavia, superate queste difficoltà, la coppia realizzerà finalmente, e con successo, i propri progetti. Crisi temporanee e di breve durata. Oggi finalmente potreste trovare la soluzione a un vostro problema. 2. Confrontatevi con gli altri, e confortatevi del parere di esperti. Poi agite con la certezza che il problema si risolverà. Buone prospettive e possibilità oggi di riconquistare fiducia e stima di chi si è allontanato da noi. Fate in modo da scoprire ogni suo punto debole. Non fare troppo affidamento sugli altri. Possibili inganni in amore. I nati di mercoledì tra le 9 e le 14 potrebbero subire un tradimento sentimentale importante. 2. Se vi capita di scoprirlo, non fate subito scenate, ma cercate di far confessare il vostro partner. Oggi una persona tenterà di farsi perdonare qualcosa da voi. 2. Se lo farà nel modo sbagliato, non fatelo pesare e non rimproveratelo. In fondo ci mette tutta la sua buona volontà. C'è gente che oggi farà di tutto per mettervi fuori strada per la soluzione di un problema. 2. Partendo dal vostro realismo, cercate di discernere con serenità, e non portate rancore se vi diranno qualche bugia, o tenteranno di depistarvi. Ci sono poche cose da fare, e dovrete farle, se volete davvero che un problema che vi sta a cuore si risolva nel migliore dei modi. Avreste ottime possibilità di trascorrere una giornata tranquilla e serena se non fosse per alcune persone, che tenteranno di disturbarvi e far perdere pazienza e controllo. In serata la situazione migliora nettamente. Biebie a Saturno che se ne va, forse un pochino vi dispiacerà, perché Saturno è il vostro governatore, che oggi leva le tende per scivolare in Acquario, segno dove risiedono le vostre case, che subiranno un inevitabile giro di vite. Frenata, perciò, anche sui doni ai vostri pupi, bombardati dalla pubblicità, già piccolissimi diventano consumisti, i vostri chiedono regali stratosferici, ma quest'anno si dovranno ridimensionare. Babbo Natale, il cui antenato nell'antica Roma era il vostro astro guida Saturno, quest'anno sarà di manica stretta. In compenso non farete mai mancare loro il vostro affetto, anche se ruvido, e il vostro tempo. Giocherete, studierete, uscirete insieme e se quest'anno non potrete insegnare loro a sciare, pazienza, una bella ciaspolata nel bosco non ve la leva nessuno, loro si divertiranno ugualmente, e voi anche di più. Amore ed Eros. Se in coppia qualcosa non gira e l'atmosfera in casa vostra ve lo denuncia a chiare lettere, è arrivato il momento di cambiare registro. Non partener però. Tocca a voi, i musoni di casa, dimostrarvi più aperti e disponibili. Se non siete soddisfatti è perché il partner, stanco delle vostre tiritere, si è chiuso in se stesso e voi di rimando, avete fatto lo stesso. Un buon tè speziato, un po' di coraggio, la voglia di continuare a volersi bene e opla. Il gioco è fatto. Ci sono progetti di vita molto significativi con la vostra dolce metà. In arrivo matrimoni e convivenze, chi può e ha tanto coraggio ha anche la possibilità di mettere al mondo un figlio, specie se appartiene alla prima decade ora magnificata dal transito di Plutone nel vostro segno, e da Urano nel prolifico Toro. Lavoro e denaro. Quello che la vostra dolce metà vi rimprovera,
e con ragione, è la gestione strampalata delle finanze. Sì, proprio voi che passate per gli sparagnini dello zodiaco, risparmiate come formichine, ma poi, quando vi invaghite di un gioiello tecnologico o di un oggetto d'arredo costoso e importante, fate carte false per averlo, dimenticando ogni regola di prudenza. Voglia di svago, di cinema, di sci, ma poiché tutti questi piaceri ora non ve li potete concedere, e lo shopping selvaggio va tassativamente bandito, non resta che consolarsi con la creatività e con l'amore, siate i primi a porgere all'amato bene il ramoscello d'ulivo e vi ritroverete contenti di averlo fatto. Concludete un impegno professionale importante con la vostra consueta competenza, che non si discute, guadagnandovi l'apprezzamento generale. Nettuno bello vi rende giustizia e vi fa stimare, se siete nati nella seconda decade. Benessere. Guardate che tra i punti deboli del segno ci sono i denti, perciò, anche se lo studio dentistico al momento non è il luogo più sicuro in cui transitare, curate e prevenite il trapano con un'igiene della bocca curatissima. Spazzolino, filo interdentale, collutorio. In mancanza di questi un decotto di salvia o cardamomo. Funziona egregiamente e profuma anche l'alito. Scontenti allo specchio, ma non perché i vostri lineamenti siano cambiati, piuttosto per il malumore che ve li incupisce, e quella bocca piegata in giù. Provate a cambiare angolazione evitando quel brutto accento circonflesso, la forma che hanno assunto le vostre labbra. Con gli angoli all'insù in un bel sorriso anche i lineamenti si distendono, e lo carme ci guadagna. Sorridere fa bene e ridere ancora di più, uno spettacolo esilarante in TV ve ne darà la riprova. Per lei? Permissive coi vostri figli finché si tratta di giochi, studi, uscite, ma a tavola diventate draconiane, non sopportate che lascino il cibo nel piatto, o che facciano i capricci. In un mondo, che ha fame ogni spreco è un reato. Per lui? Come far conoscere e soprattutto digerire la vostra nuova fiamma ai vostri ragazzi? Per ora, con la scusa della pandemia, resta una storia segreta, ma prima o poi bisognerà anche passare alle presentazioni, concreto il rischio di rimanere soli. Colore delle emozioni. Blu elettrico. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.